Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, i soggetti di meditazione di questa seconda domenica di Quaresima sono davvero molti e importanti. Io spero che il Signore mi conceda il dono della grande sintesi per poterli almeno presentare insieme e comprenderli, perché la trasfigurazione è una costante della seconda domenica di Quaresima, sia nell'anno A, nell'anno B e nell'anno C, l'episodio del Vangelo, ma come anche la prima lettura, perché in ogni anno del ciclo liturgico la Chiesa ci presenta nella prima lettura la figura di Abramo. Sono due elementi fondamentali di questa liturgia che hanno grandissimi significati che adesso brevemente insieme cercheremo di approfondire. Che cos'è la trasfigurazione? Anzitutto l'abbiamo sentito, Gesù porta questi tre apostoli prediletti sul monte Tabor, si trasfigura, ecco, si potrebbe anche tradurre con si trasforma. Cosa vuol dire? Vuol dire che lui eccezionalmente ha fatto trasparire fuori della sua natura umana la sua natura divina invisibile, ha mostrato la sua gloria. E sono tutti quanti rimasti così, perché Gesù ordinariamente, fino a quando stava su questa terra, se uno lo guardava, appariva come una normalissima persona come tutti gli altri, non si vedeva la sua natura divina nascosta sotto la sua umanità. Non solo gli mostra questo, ma c'è la testimonianza di Mosè e di Elia, cioè tutta la sintesi dell'Antico Testamento e addirittura la voce del Padre, che esorta ad ascoltare il figlio, quindi è veramente un momento di grandissimo incontro con Dio, no? Chiaro. Gesù stesso spiega il senso di questo episodio. Vi ho fatto vedere questo perché ve ne ricordiate al momento della risurrezione, quindi era come un prequel, no? Era come un trailer. Avete visto quando fanno i film, no? Vediamo prima il trailer così capiamo più o meno che cos'è il film. Cioè la risurrezione, che cos'è la risurrezione di Gesù? È l'altra faccia della passione e della morte, capite? Perché la passione e la morte di Gesù apparentemente sono due tragedie. E lo sarebbero se non ci fosse la mattina di Pasqua. Allora, qual è il senso di questo Vangelo nel nostro percorso quaresimale? Domenica scorsa abbiamo cominciato con il deserto e con le tentazioni. Cosa abbiamo detto? Che i 40 giorni di Quaresima sono un tempo forte in cui la Chiesa ci invita ad entrare noi stessi, a fare silenzio, a entrare in conversione, a prendere coscienza che la vita cristiana è in combattimento contro i nemici della nostra salvezza, e il combattimento si affronta con le armi cosiddette penitenziali: la preghiera, il digiuno, l'elemosina e le opere di carità fraterna. Quindi è un cammino impegnativo, è un cammino che comporta sacrifici, è un cammino che comporta dolore a volte. Qual è il fine di questo cammino? Il fine di questo cammino è la Pasqua, capite? Percorrendo questo cammino anche noi saremo trasfigurati in meglio, diventeremo più belli, capito? Perché attraverso la conversione, attraverso la penitenza, attraverso la croce in generale, noi diventiamo sempre, capite in che senso, meno umani e più divini, più vicini al Signore, più spirituali, più santi. E quindi non soltanto la nostra vita in generale, ma anche proprio tutta la nostra persona cambia. Voi volete vedere se una persona è veramente convertita? Non è che ci vuole un granché, basta che ci parlate 5 minuti, 5, ma pure di meno. Com'è questa persona, per esempio, nei modi? È una persona quieta, pacata, tranquilla, dolce, affabile, cordiale, rispettosa di tutti, non parla mai male di nessuno, non è volgare. Ecco, se una persona la trovate così, state tranquilli che questa è una persona che ha già fatto un buon cammino, sicuro, 100%, ha già fatto un buon cammino di conversione. Diversamente, un buon cammino di conversione non l'ha fatta, attenzione, senza offesa per nessuno, pure se poi messo tutte le domeniche, non basta andare a messa tutte le domeniche, siccome non basta, no, non basta. Pure se si confessa ogni tanto, ma non basta neanche che ti confessi, non basta neanche che ti confessi, perché tutti i sacramenti, la confessione, la messa, devono essere vissuti bene e devono essere, come dire, l'alimento del nostro motore continuamente acceso che ci porta verso la conversione, altrimenti non serve, capite? Non è un fine a se stesso, capite? È sempre un... E noi dobbiamo, di Pasqua in Pasqua, e ieri sera durante l'omelia con Pier Paolo, io ero confessionale, ho sentito una cosa molto bella, no? Facciamoci una bella domanda: sono passati i primi 10 giorni di Quaresima, facciamo il primo pit stop, come va? Come sta andando questa Quaresima?
È perché di Pasqua in Pasqua noi dovremmo andare, ogni volta che arriviamo a Pasqua siamo un po' meglio del mercoledì delle ceneri. E questo di anno in anno, capite, un po' meglio, e poi una campa di rendita. Quello che ha vissuto nella Quaresima se lo porta per tutto l'anno, l'anno prossimo faremo qualche altro passo. Questo è il senso per cui la Chiesa ci fa vivere queste cose, capite? La Chiesa non fa riti, come dire, così, tanto per farli, no? Vabbè, no, adesso tocca ricordarsi pure della passione e della morte di Gesù, quindi famo la Quaresima, famo la Pasqua e poi finisce così. Ma l'anno liturgico, i tempi che viviamo, sono tutti finalizzati al cammino della nostra santificazione, capite? Quindi è importante comprenderne profondamente lo spirito. Cosa dice il Padre durante la trasfigurazione? La cosa più importante che esista. Questi è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Tutta la nostra santità deriva dall'ascoltare Dio e Gesù, che è il figlio di Dio. E qui facciamo un passo indietro e andiamo alla prima lettura. No? Spero che l'abbiate ascoltata con attenzione, che conosciate un pochino la storia di Abramo. Io anche qui, sinteticissimamente, se qualcuno non conosce la storia di Abramo, devo fare una sintesi piccola piccola. Tenete presente che Abramo, stiamo intorno, gli esegeti varano, siamo circa 2000 anni prima di Cristo, circa 1850, 1870, non c'è una perfetta concordia, però il numero è quello, stiamo circa 2000 anni prima di Cristo. Voi sapete che Abramo è il capo stipite del popolo di Israele. Abramo viveva nell'estremo oriente, nei luoghi che attualmente corrispondono con l'Iraq e l'Iran, la Mesopotamia, a Ur dei Caldei. Un bel giorno, dall'oggi a domani, gli appare il Signore, non sappiamo neanche bene come gli dice, senti un po' Abramo, Abramo era vecchio, aveva la moglie aveva 80 anni, Sara 80, lui ce n'aveva un pochino di più, quindi alla venerabile età di quasi 100 anni, sapete che gli dice il nostro Signore, a quei tempi, senti, tu devi fare le valigie, parti verso un paese che io ti indicherò e farò di te una grande nazione. Lui era un vecchio, con una moglie di 80 anni, senza figli. Voi capite cosa significa mettersi in viaggio senza, per ignota destinazione, 2000 anni fa, quando tutta quanta la ricchezza, la sicurezza era la terra che ci avevi e quei quattro, quelle quattro pecore, quei quattro bestiami che ci avevi. Cavata Abramo, ha fatto le valigie e è partito per ignota destinazione. Già questo. Poi non è bastato, poi non è finito. A un certo punto dice, ma ti ho detto che ti farò di te un grande popolo, allora io ti darò un figlio da una moglie di 80 anni. Guardate che questi non sono scherzi questi qui, Allora che Abramo dice, figlio da una moglie di 80 anni, siccome lui aveva una schiava che era un po' più giovane, dice, vabbè, ma il nostro Signore intenderà così, fammi fare un figlio con la schiava. E da Agar nasce Ismaele. Voi sapete perché gli arabi e i musulmani si rifanno ad Abramo come padre comune? Sapete che vennero Abramo e i musulmani, no? Perché Ismaele, il figlio che Abramo ebbe da Agar, è il capostipite della razza araba, come Abramo è il capostipite degli ebrei. Capite perché le tre religioni monoteiste, ebraismo, islamismo e cristianesimo, fanno riferimento ad Abramo? Per questa storia. Solo che Dio gli dice, Abramo, non hai capito tanto bene, io faccio un figlio dalla tua moglie naturale legittima. E quando lo disse a sua moglie, Sara si è morta dalle risate, ma proprio succede la Bibbia, cioè dice, ma dico, che stiamo con scherzi a parte? Ma non c'è stato manco per niente, perché Isacco è nato veramente. Oh, state attenti, lì ci troviamo in un contesto, nella terra di Canaan, dove Abramo si è diretto, c'erano delle religioni antiche orribili, cioè che facevano sacrifici umani a false divinità, e poi tra l'altro gli esegeti hanno dimostrato che sono addirittura nomi di qualche diavolo, facevano delle cose orribili. E nostro Signore aveva detto ad Abramo, senti un po', non ti venisse mica in mente di metterti a fare gli abomini che fanno quelle religioni, non ti azzardare a fare una cosa del genere, d'accordo? Questo è il contesto. Allora che fa nostro Signore un bel giorno? Va ad Abramo e gli dice, senti un po', lo vedi Isacco? Il tuo figlio è il tuo unico figlio, il figlio da cui ti ho promesso che ti dia una discendenza grande come le stelle del cielo e come la sabbia del mare. Tu lo sai che fai? Lo prendi, lo porti sul monte e me lo offri in sacrificio. Ragazzi, adesso chiunque
chiunque di voi si metta in questa situazione e comincia a pensare alle reazioni che avrebbe avuto, sinceramente. Che cosa? Cioè, ma dico, ma stiamo scherzando? Cioè, numero uno, cioè, questo è il figlio della promessa, e le fatto nascere miracolo, faccio l'ammazzo. Ma numero due, ma che ammazzo mi figlio? Ma numero tre, che faccio un sacrificio umano come sti matti in mezzo a questo? Ma hai detto di non farlo? Che cosa va? Sale, fermo. Adesso abbiamo capito chi sei. Dio non voleva una cosa di questo genere, era una prova estrema. E qual è il messaggio che ci resta? Una cosa stupenda, guardate, hanno scritto pagine stupende i commentatori su questo episodio, no? Nonché poi, non so se avete visto il sacrificio di Isacco, di Caravaggio, io sono un debole per il Caravaggio, insomma, cioè, il sacrificio di Isacco, di Caravaggio, bisogna starlo a contemplare almeno 4 ore di seguito, insomma, bellissimo, d'accordo? Allora, qual è il senso? Il senso è che Dio vuole da noi una fiducia, una fede, un abbandono illimitati, perché non può mai, nessun modo, permettere di operare qualcosa nella tua vita che non sia bene per te. Questo è il senso. Allora, chi di noi oggi ha una fede come quella di Abramo? Sentiremo dopo nella preghiera eucaristica, oggi con la preghiera eucaristica 1, Abramo è chiamato il nostro padre nella fede. Capite fino a che punto può arrivare la fede? Facciamo qualche esempio spicciolo. Te capita una disgrazia grossa, qual è la prima cosa che noi chiediamo? Perché Dio ha permesso questa cosa? Subito, diciamo così, no? Esiste o non esiste? Sarà buono o sarà cattivo? Domanda, si può fare una domanda di questo genere al nostro Signore? È bello fare una domanda di questo genere al nostro? Cosa nasconde una domanda di questo genere? Che tu non ci credi che Dio ti vuole bene, uno, è onnipotente, due, per cui se ha permesso che accadesse una cosa, per quanto brutta possa succedere, siccome ti vuole bene e è onnipotente, stai tranquillo che quella cosa è sotto il suo controllo e da te ne verrà certamente il bene. Provate a immaginare come si campa, come campa una persona che campa così. Io ve l'ho detto tante volte, in questa settimana parlavo con qualcuno che mi dice, ma tu si vede che quando parli ci credi, che per forza che ci credo. Cioè, io ho conosciuto una fede simile a questa da parte di qualcuno, per questo sono diventato prete. Per questo che dico sempre, stare attenti che la fede non è un problema di andare ad un rito in più o ad un rito in meno, capitemi bene quello che sto dicendo, a messa non è che bisogna andarci, eh? Nessuno ha la dispensa di non andarci, la dispensa la può dare il parroco per vari motivi, nessun altro, non so, andare a messa la domenica, però avere una fede di questo genere ti cambia completamente la vita, completamente, vivi in un altro modo. Ora, piccolo passaggio conclusivo, che relazione c'è tra Isacco e Gesù? Allora, Abramo l'aveva portato il figlio sul ponte, giusto, pronto a sacrificarlo, Dio gli ha detto fermati. E che cosa ci ha detto San Paolo? A Gesù è andata bene come Isacco, è andata un po' peggio. Ci avete mai pensato? Gesù è stato sacrificato, Gesù è morto in croce, Gesù ha sofferto per la nostra salvezza. Cosa dice San Paolo? Dio non ha risparmiato suo figlio, Isacco sì, Gesù no. I padri della Chiesa dicevano che Isacco è la figura di Cristo, no? Isacco che sale sul monte, dice solo che mentre la mano di Abramo è stata fermata, la furia del diavolo che ha ammazzato Gesù sotto divina permissione per la nostra redenzione non è stata fermata. Gesù è morto veramente. Allora tu dici, se Dio ha avuto un amore così grande, voi ci avete mai pensato a questa cosa qui? Ci avete mai pensato alla Madonna sotto la croce del dolore che viveva Maria Santissima, a vedere questa cosa? Ma abbiamo mai pensato a un'altra cosa? Ma Dio Padre, secondo voi, proviamo a pensare, noi non possiamo sapere, ma Dio Padre che vedeva quella scena, che pensava? Punto interrogativo. Ci abbiamo mai pensato? Eppure la fatta per noi. Quindi, se tu già un attestato d'amore così grande, tu dici che non pensi che Dio non ti voglia bene, se non c'è questa cosa forse Dio non vuole bene, non ti vuole bene. Ha sacrificato tuo figlio in croce per te, dice San Paolo, ma se Dio non ha risparmiato il proprio figlio, ma come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? Tutto. Capito? Questo però chiaramente è,
capite che tutte quante queste cose sono orizzonti di fede, sono verità di fede, sono soggetti di riflessione che dobbiamo fare nostre dentro la luce della fede. Ma capite che splendido messaggio che arriva oggi. Parti bene per questa Quaresima, ricorda bene la trasfigurazione a cui tendiamo, al cambiamento di vita, che passa attraverso l'ascolto di Gesù sempre più attento, riproduca in te una fede capace di eroismi come quelli di Abramo e poggiata sulla certezza assoluta dell'amore che Dio ha per te e che ti ha dimostrato in tutti i modi possibili, che non devi mai dubitare, e riposando in questo vivi una vita serena, perché sempre tutto sta sotto controllo. Ecco, in un minuto questo era il messaggio di questa domenica. Chiediamo a Maria Santissima, che ben conosceva queste cose, che era gente sotto la croce, che ha vissuto un grande eroismo nella fede, che ci aiuti a entrare sempre meglio in questo tempo benedetto, perché tutti possiamo veramente arrivare santamente trasfigurati alla prossima festa di Pasqua. Siamo lodati Gesù e Maria. Santa.